Ciao, benvenuto in questo nuovo video dove parleremo di eBlues Genetics, il corso che ti insegna a suonare un blues in solo guitar style. Ma prima ti invito a lasciare un bel like, ad iscriverti al canale ed ad attivare la campanellina, in questo modo non ti perderai nessun video. Partiamo subito con la prima domanda. Francesco, buongiorno Luca, prendendo il classico giro di blues in mi, quando fraseggio, devo o non devo per forza partire dalla tonica di riferimento? Grazie per la domanda, Francesco. Allora, non è necessario partire dalla tonica di una scala quando facciamo un'improvvisazione, in quanto ogni suono ha una sua particolare sonorità e una sua particolare identità all'interno dell'improvvisazione. Per cui, se stai suonando blues in mi e vuoi utilizzare una scala blues di mi, puoi partire da qualsiasi suono, per cui ti faccio un piccolo esempio. Vedi, qua sono partito da si bemolle, ora da la. In questo caso ho fatto un giro tradizionale di 12 misure della forma blues, dove ho alternato un primo fraseggio a partire dalla nota di si bemolle, che è la blue note della scala di mi blues. Dopodiché ho fatto un secondo fraseggio a partire dalla seconda nota a disposizione che abbiamo sulla prima corda, quindi dalla nota di la, che è l'undicesima dell'accordo di mi settima, e chiaramente, pur avendo un tipo di intervallo dissonante se comparato con la terza maggiore dell'accordo, può essere utilizzata tranquillamente all'interno del blues, in quanto il blues va a rompere tutte le regole armo-melodiche della musica classica, e questa sonorità specifica del blues ci permette quindi di approcciare in maniera rivoluzionaria rispetto all'armonia classica la risposta armo-melodica. Poi ho fatto un altro fraseggio a partire dalla terza minore dell'accordo. Questo è stato semplicemente un piccolo esempio, ma la risposta è assolutamente sì, puoi partire da qualsiasi suono della scala blues con successo. Seconda domanda è: se sono in mi settima e fraseggio in pentatonica di mi, poi cambio in la settima, a questo punto non devo per forza fare il fraseggio in pentatonica di la, ma posso continuare in quella di mi? Esatto, anche questa è una domanda interessante. Quando noi stiamo all'interno di un blues, come in questo caso in mi, abbiamo i tre accordi di mi settima, la settima e si settima. Diciamo che la nostra scala di mi blues è il nostro collante, e per cui va suonata su tutti e tre gli accordi. Qualora noi andassimo a suonare una scala blues differente per ogni accordo che andiamo ad eseguire, non manterremmo più questo concetto di collante di quest'unica scala blues, che tra l'altro dà anche la sonorità propria e caratteristica del suono blues. Per cui la risposta è: no, non devi cambiare scala blues quando cambi accordo, puoi utilizzare la stessa scala blues per tutti e tre gli accordi di una forma. Adesso vorrei anche aggiungere che tipologia di scale blues puoi utilizzare all'interno di un blues in mi. Abbiamo visto quindi che all'interno di un blues in mi, dato da questi tre accordi, mi settima, la settima e si settima, puoi utilizzare la scala di mi blues. Quindi suonando i sei suoni della scala di mi blues: mi, sol, la, si bemolle, si e re. Ma un'altra scala possibile da utilizzare è la pentatonica minore, che non è altro che la stessa scala, ma sottratta della blue note, della quinta bemolle. Eccola, abbiamo mi, sol, la, si e re. Questa, vedi, la pentatonica minore di mi. La scala blues, invece, all'aggiunta della blue note.
Per cui una pentatonica, come dice anche il nome penta, è formata da 5 suoni, dalla prima, la terza minore, la quarta, la quinta e la settima bemolle. Una scala blues è formata da 6 suoni e da una prima, una terza minore, una quarta, la quinta bemolle, che è anche la blue note, la quinta e la settima bemolle. Quindi 5 suoni per la pentatonica, 6 suoni per la scala blues. Ma in un tradizionale blues è possibile anche utilizzare un'altra scala blues costruita sul sesto grado di ogni tonalità blues. Quindi nel caso di Mi settima potremmo utilizzare la scala di Do diesis blues. Guarda, ti faccio un esempio, perché questa è considerata anche una scala blues maggiore, in quanto c'è una terza maggiore all'interno. Vedi, in questo caso io ho alternato al posto della scala blues che abbiamo fatto in precedenza, di Mi, ho suonato la scala blues di Do diesis, costruita sul sesto grado. La scala blues di Do diesis, costruita sul sesto grado, se viene eseguita a partire dalla nota di Mi, quindi dalla seconda nota della scala blues di Do diesis, per cui partendo dalla nota di Mi abbiamo il primo grado, il secondo grado, il terzo minore, il terzo maggiore, il quinto ed il sesto. Questa è anche chiamata scala blues maggiore, ma in realtà non è altro che la scala di Do diesis blues a partire dal secondo grado. Quindi abbiamo scala blues maggiore, scala blues tradizionale e pentatonica minore. A questo punto, dato che abbiamo suonato la scala blues maggiore, possiamo utilizzare anche la pentatonica maggiore di Mi. Ecco che in questo caso andiamo a completare le 4 possibilità che possiamo utilizzare all'interno di un blues. Per cui, in un blues in Mi, ad esempio, composto degli accordi di Mi settima, la settima e Si settima, possiamo utilizzare in primo luogo la scala blues di Mi, proprio per proporre il suono caratteristico. Dopodiché possiamo utilizzare la scala pentatonica minore di Mi, molto simile alla scala blues ma senza un suono, senza la blue note. Possiamo utilizzare poi come terza opzione la scala blues maggiore di Mi e poi la scala pentatonica maggiore di Mi. Eccole qua, te le suono tutte e 4 in fila. Quindi Mi settima, la settima e Si settima, i 3 accordi. Poi abbiamo scala blues di Mi, scala pentatonica minore di Mi, scala pentatonica maggiore di Mi, pentatonica maggiore di Mi. Bene, queste 4 possono essere tranquillamente alternate, mischiate, per rendere dunque il tuo blues interessante e vario nella risposta melodica. Spero che sia abbastanza chiaro, passiamo alla prossima domanda. Aldo: ciao Luca, il corso è fenomenale, anche mia moglie se n'è accorta e mi ha fatto il suo primo complimento dopo 20 anni di matrimonio, mi fa piacere. Una domanda: quando studio le scale a plettro nel modulo 7 posso trasgredire delle volte con la plettrata alternata? Grazie mille. Allora Aldo, nel modulo 7, quando parliamo di plettrate, di esecuzione delle scale con plettrata alternata, dunque non ti consiglio di trasgredire, perché noi stiamo seguendo, come avrai letto anche dai messaggi che sono al di sotto di ogni video lezione, abbiamo bisogno di sviluppare un'ottima plettrata alternata per una questione di groove. Ti faccio un esempio. Sempre restando in Mi, qualora tu volessi suonare la scala, parliamo ad esempio della scala blues di Mi, con la plettrata alternata, resterai sempre nella danza. Guarda, giù, giù, su, giù, giù,
giù, su, giù, su, giù, basso. Vedi, la mia mano destra sta sempre danzando. Sto sempre giù, su. Vedi, la plettrata alternata, che è una tecnica più difficile di quanto in realtà sembri, ha una doppia funzione. Ci serve sia per imparare a stare nel groove, quindi a danzare all'interno della forma e all'interno dei cambi. Quindi una buona plettrata alternata, una buona tecnica di plettrata alternata ci aiuta moltissimo anche nel groove. Se tu, quando vai a studiare la scala, le scale, al posto di utilizzare una plettrata alternata, vai a utilizzare tecniche ibride, come ad esempio lo sweep, quindi andiamo ad organizzare una tipologia di sweep. Ecco qua. Ad esempio, per dire, questi suoni sono all'interno di una scala blues. Vedi, sto suonando adesso solo verso l'alto, ma se suono solo verso l'alto non sto più nella danza, per cui questo è un passo che potrebbe essere fatto successivamente, quando il groove diventa qualcosa che per te è veramente cementato nel tuo mindset, e quindi a quel punto vedi, adesso ho fatto lo sweep ma ho mantenuto il tempo. Quindi, in fase di acquisizione, non ti consiglio di trasgredire, mantieni sempre la plettrata alternata, e dopo, quando sarà cementato nel tuo subconscio il concetto di plettrata alternata collegato al concetto di groove, allora puoi cominciare con le eccezioni e divertirti con gli sweep o ad altre tecniche. Prossima domanda. Vincenzo, salve maestro, non hai idea di quanti corsi ho fatto finora, ma devo ammettere che il tuo corso è il migliore che abbia mai seguito. Grazie Vincenzo. Rimpiango di non averti scoperto prima. Ah no, non rimpiangermi, in quanto questo è il mio primo corso, quindi anche se mi avessi scoperto prima non c'erano corsi disponibili. Gli accordi drop 2 sono bellissimi. Volevo chiedere, funzionano anche in altre tonalità? Cordiali saluti e grazie. Certo, gli accordi drop 2, i voicing drop 2 sono particolari predisposizioni di note che sono appunto chiamate voicing, che sono particolarmente adatti allo strumento della chitarra. Facendo velocemente un riepilogo su come si compone un accordo drop 2, possiamo prendere, innanzitutto stiamo parlando di accordi di settima, quindi accordi a quattro voci. L'esempio più comune che si può fare è quello in Do settima maggiore, per cui abbiamo una nota di Do, una nota di Mi, una nota di Sol e una nota di Si. Questi quattro suoni rappresentano Do, Mi, Sol e Si, la prima, la terza, la quinta e la settima maggiore di una tonalità e anche dell'accordo. Vedi, sono in perfetto ordine. 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7. Adesso un accordo drop 2 viene organizzato portando all'ottava bassa il secondo suono, ecco perché 2, a partire dai suoni più alti. Quindi la nota di Sol andrà un'ottava più bassa, per cui adesso portiamo questa nota di Sol più giù, che è collocata qui. Quindi ecco qua un accordo drop 2. Abbiamo il Si come suono più alto, il Sol non c'è più, per cui vado a fare una ghost note sulla seconda corda, poi abbiamo un Mi, un Do e il Sol che adesso è stato trasposto all'ottava inferiore. Questo tipo di voicing sulla chitarra è comunque non molto semplice da eseguire, in quanto dobbiamo andare a bloccare la seconda corda, per cui possiamo ritrovarlo in maniera molto più comoda qui, nel set string che include la prima, la seconda, la terza e la quarta corda. Vedi, molto semplice. Adesso un accordo drop 2, che è dunque
proveniente dalla spiegazione appena fatta, può essere portato giù e su tranquillamente sulla tastiera della chitarra, considerando un movimento di, se vogliamo, uno scatto di ogni suono. Per cui, se questo è un accordo drop 2 di Do settima maggiore, abbiamo le note di Sol, Do, Mi e Si, ognuno di questi suoni, portato più avanti, andrà a comporre il prossimo voice, quindi il Sol come prossimo suono all'interno dell'accordo presenta il Si, il Do diventerà Mi, il Mi diventerà Sol e il Si diventerà Do, per cui il prossimo drop 2 diventa questo, il prossimo ancora diventa questo, quindi stiamo slittando di un suono, poi abbiamo questo, è un po' troppo alto, abbiamo questo. E poi nuovamente questo qua, vedi, ci sono quattro disposizioni perché l'accordo è formato da quattro suoni e quindi quattro inversioni. Vedi, questo te l'ho fatto in Do, per cui rispondendo alla tua domanda, assolutamente lo puoi utilizzare gli accordi drop 2 in tutte e 12 le tonalità e puoi sviluppare un accordo drop 2 per qualsiasi tipo di accordo di settima. Quindi considerando gli accordi di settima nella armonia tonale, quindi quella che ci è data principalmente dalle scale madre, dalla scala madre maggiore, come altra scala madre abbiamo quella minore armonica e quella minore melodica, nascono sette tipologie diverse di accordi di settima. Chiaramente abbiamo molti altri tipi di accordi di settima provenienti da altre scale, anche altre tipologie di organizzazioni, ma questi sono, magari ne parliamo in un altro video. Ma in ogni caso, per qualsiasi accordo di settima è possibile sviluppare un voicing drop 2 e portarlo avanti e indietro sulla chitarra. Per cui, continuando a stare in Do, e se vogliamo parlare dei quattro accordi più comuni di settima, quindi accordo di settima maggiore, minore settima, accordo di dominante ed accordo minore settima, quinta bemolle, avremo questo per l'accordo di Do settima maggiore, Do settima maggiore, Do settima maggiore, Do settima maggiore, vedi, va avanti e indietro. Minore settima, abbiamo questo voicing. L'accordo di dominante. E l'accordo minore settima, quinta bemolle. Eccolo qua. E quest'ultimo. Vedi, tutte e quattro le possibilità di accordi di settima possono essere tranquillamente eseguiti con i voicing drop 2 avanti e indietro sullo strumento e naturalmente in tutte le 12 tonalità. Bene, con oggi abbiamo finito con le domande. Non esitare a scrivermi nei commenti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!